Gentili ospiti, benvenuti. Il Festival Internazionale dell'Economia vorrebbe conoscere la vostra opinione. Basta inquadrare il QR code che vedete sullo schermo e compilare un rapido questionario per contribuire a progettare un'edizione ancora più ricca. Grazie.
Gentili ospiti, benvenuti. Il Festival Internazionale dell'Economia vorrebbe conoscere la vostra opinione. Basta inquadrare il QR code che vedete sullo schermo e compilare un rapido questionario per contribuire a progettare un'edizione ancora più ricca. Grazie. Buongiorno, benvenuti. Benvenuti a questo incontro a cui tutti noi teniamo molto, con Ignazio Visco, con Federico Fubini. Io sono molto lieto, sono Giuseppe Laterza, insieme a Tito Boeri, a Enzo Cipolletta, a tutte le istituzioni riunite nel Talk, al Collegio Carlo Alberto, Pietro Garibaldi che vedo seduto in prima fila, Giorgio Barbanavaretti. Perché sono molto lieto? Non soltanto perché è un onore per noi ed è molto importante nella discussione in questi giorni avere le riflessioni del governatore della Banca d'Italia, ma perché, posso dirlo, Ignazio Visco è stato con noi fin dall'inizio, quando noi abbiamo per la prima volta scommesso sulla possibilità di fare un festival d'economia. Era il 2006 a Trento, Ignazio Visco era con noi a discutere, lì il tema era ricchezza e povertà. Devo dire, per la verità, c'era anche Federico Fubini, perché un giovanissimo Federico Fubini introdusse un altro Federico che era Rampini. Mi ricordo questa sala de Pero che si crollava di gente con... E c'era appunto Ignazio Visco, che credo in tutte le edizioni, forse ne ha mancato uno o due perché aveva un impegno ovviamente internazionale importante. Quindi gli siamo grati non solo per la presenza in sé, ma perché ha portato al festival sempre, come in tutta la sua attività, uno straordinario contributo che è insieme di rigore ma anche di chiarezza, che è la cosa fondamentale del festival. E devo dire, in questi giorni, i tanti relatori, anche nell'apprezzamento delle tante persone, di tanti giovani, ci hanno detto grazie, perché questioni così complesse, ne abbiamo parlato sotto il profilo, ieri c'era Matteo Zuppi dell'immigrazione, abbiamo parlato del Dani Rodri, raccontato Luce ed Ombre, ieri Sabino Cassese ne ha parlato da giurista sul rapporto a Stato. Insomma, tante questioni importanti e complicate sono state espresse in maniera chiara. Questo è proprio lo scopo del festival, portare le migliori ricerche. La voce di Ignazio Visco credo che sia fondamentale, quindi lo ringrazio veramente tanto da parte di tutti noi. Direi che siamo noi che dobbiamo ringraziare Pepe Laterza, Tito Boeri e tutta l'organizzazione del festival, che quest'anno, come abbiamo visto, ce lo ricordava Pepe Laterza poco fa, si concentra su un fenomeno che è oggetto principalmente, se ne parla principalmente per criticarlo, è oggetto di osservazioni negative oppure per dire che è un fenomeno superato, che è il passato. Sto parlando della globalizzazione. A me ha colpito molto, fra i vari aspetti delle considerazioni finali che lei ha appena presentato della relazione annuale della Banca d'Italia, invece quella che è a tutti gli effetti una difesa della globalizzazione, e in un momento in cui può sembrare inattuale. Allora io partirei, governatore, leggendo al pubblico, magari lo avrete già visto, diciamo, lo abbiamo riportato noi nella stampa, però quello che il governatore ha detto sulla globalizzazione è proprio un paragrafo. Negli ultimi 30 anni l'apertura dei mercati ha fornito un contributo fondamentale al benessere non solo economico,
di un'ampia parte della popolazione mondiale, che non è esattamente quello che noi di solito raccontiamo a noi stessi degli effetti della globalizzazione. Il numero di persone in condizioni di povertà estrema è sceso da quasi 2 miliardi a meno di 700 milioni. L'incidenza della popolazione in condizioni di malnutrizione si è ridotta nei paesi in via di sviluppo da oltre il 25 a meno del 15%. Si è accompagnato un forte incremento dell'alfabetizzazione e la speranza di vita si è allungata in media di più di 10 anni. Poi lei ha ricordato, mentre il mondo aumentava di 3 miliardi di persone come popolazione, da 5 a 8 miliardi. Come dire, lei ha preso una visuale che è fuori dall'Italia, fuori dall'Occidente, la visuale internazionale. Naturalmente c'è anche la visuale di chi si sente invece vittima, perdente della globalizzazione. Come, perché lei ha voluto portare questa sottolineatura in particolare? Beh, grazie prima di tutto dell'invito, grazie della presenza. La riflessione che ho in qualche modo illustrato in queste righe delle considerazioni finali in realtà nasce da molto prima di queste considerazioni finali. Anche l'anno scorso e anche in questa sede abbiamo parlato dei rischi legati alla deglobalizzazione. Ora, da un lato bisogna definirla, e la definizione è complessa perché non è soltanto il libero scambio, come molti immaginano, ma è la possibilità di avere in un mondo interconnesso il trasferimento anche delle idee, delle conoscenze, la capacità di beneficiare tutti anziché solo alcuni dei cambiamenti positivi e di difendersi tutti insieme dai rischi che sempre più sono rischi di natura globale. Ora, quello che noi stiamo osservando in questo momento un po' per questioni puramente politiche, geopolitiche si dice, anche se il termine è un po' complesso, ma anche sulla spinta di, diciamo, forse disillusioni sul piano economico, stiamo osservando un ritorno a una divisione del mondo. Noi, quelli più anziani di noi, si ricordano bene il mondo molto diviso in blocchi, chiaramente i paesi occidentali, i paesi del socialismo reale e i paesi non allineati. Piano piano questo è stato superato. Con la fine della Guerra Fredda abbiamo avuto questa forte apertura dei mercati, abbiamo avuto una straordinaria innovazione tecnologica e contemporaneamente altri cambiamenti di lunga lena, dal cambiamento climatico, ma anche il cambiamento straordinario che demografico, appunto, nostro, è stato appena citato. Ora, uno immagina che quando sono stagioni di cambiamento così forte ci sono benefici, ci sono anche costi. I costi ci sono stati, non è stata una marcia trionfale questo progresso straordinario della globalizzazione. Ha tenuto alcune componenti anche importanti delle nostre società indietro. Abbiamo perso sul piano combinato dei sostanzialmente vantaggi comparati la possibilità di continuare a occupare persone in produzioni che si distribuivano attraverso quelle che adesso si chiamano le catene globali del valore tra più paesi, e quindi a danno di coloro che erano specializzati ma non erano formati per affrontare un futuro incerto e diverso soprattutto, e quindi abbiamo perso quel tipo di occupazioni senza però fare investimenti dal lato anche politico per compensare con formazione, soprattutto con una maggiore attitudine a un progresso anche sul piano dell'istruzione, della diffusione delle conoscenze, coloro che erano danneggiati. Contemporaneamente, certamente ci sono stati cambiamenti molto negativi. Il clima è uno di quelli più evidenti, che si è associato anche al progresso economico, perché
l'inquinamento in qualche modo è associato a un aumento dell'attività produttiva e a parità di fonti di energia ovviamente fossile che vengono utilizzate. E poi vi è stato quello della distribuzione del reddito, è noto perché mentre le classi medie sostanzialmente non guadagnavano, in alcuni paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, soprattutto forse negli Stati Uniti, da dove poi è montata anche con forza questa tensione, diciamo, a evitare questa apertura così ampia, che la politica americana aveva spinto con forza negli anni 90, c'è stata questa ridistribuzione del redditi a favore dei più ricchi, l'1%, lo 0,1%, l'1% della popolazione americana, degli occupati americani, ha il 20% del reddito. Questo è chiaramente poco accettabile, ma poi abbiamo avuto i super ricchi, le superstar, sia nel campo delle imprese, grandi imprese tecnologiche, sia nel campo artistico, se vogliamo sportivo. Cioè, tutto questo cambiamento indubbiamente ha colpito una buona parte della diciamo, classe media, dei ceti medi, dei paesi avanzati. Ma nel resto del mondo no, il resto del mondo è cresciuto in modo straordinario. È sempre difficile fare i controfattuali, ma uno si deve porre che sarebbe successo se non ci fosse stato questo. E c'erano 2 miliardi di persone sotto la soglia di povertà, povertà estrema. All'epoca si parlava di $1 al giorno, adesso se ne parla di 2 o qualcosa del genere. E questi 2 miliardi di persone si sono ridotti a 700 milioni. 700 milioni sono meno del 10% della popolazione di oggi. I 2 miliardi e passa erano quasi il 50% della popolazione di 30-35 anni fa. E questo è un cambiamento straordinario, anche per quel che comporta diciamo, le tensioni che sarebbero potute avere. Cosa è andato male? Beh, è andata male forse da un lato appunto l'assenza di controbilanciamenti. Non è questione di essere liberisti o meno, uno può avere un approccio positivo a tutti i vantaggi degli scambi liberi e contemporaneamente capire però che i mercati da soli non si regolano, che la formazione non è un fatto statico ma è dinamico, che la conoscenza si deve diffondere. Ma pensiamo se non ci fosse stata questa apertura, come avremmo reagito alla pandemia? Si può dire che la pandemia in parte è il riflesso dell'apertura, ma contemporaneamente i vaccini sono stati introdotti e possibili solo per questa straordinaria capacità di diffondere le idee, le conoscenze e il lavoro congiunto di teams. Noi come ci poniamo in questo? Questo è un punto abbastanza cruciale. Come ci si pone l'Italia, come si pone l'Europa? Probabilmente abbastanza indietro. Però la politica, per questo io ho voluto sottolineare questo, e anche perché nelle discussioni che abbiamo nel G7 e nel G20 se ne parla. Come voi sapete, il G20 ha avuto difficoltà negli ultimi paio di anni a avere dei comunicati sottoscritti da tutti i partecipanti. C'è questo problema straordinario dell'aggressione russa all'Ucraina che chiaramente è stato utilizzato anche per dividersi ancora di più. Ma di fronte a problemi comuni ci può essere solo la cooperazione. Problemi come il cambiamento climatico non possono essere affrontati solo da un paese. Noi possiamo fare di più, avere una capacità di difesa migliore rispetto a quella che abbiamo avuto. Il problema idrogeologico, anche io stesso nelle decisioni finali di molti anni fa si sottolineava perché ripetutamente queste questioni ci colpiscono, però dal punto di vista della prevenzione, della riduzione, dell'aumento delle temperature necessarie per evitare poi gli effetti straordinari che possono venire, non più delle alluvioni ma dal complesso degli effetti del cambiamento climatico, lì ci bisogna lavorare insieme. E insieme anche per
la questione del evitare che i grandi guadagni in termini di povertà, in termini di malnutrizione, eccetera, non si rovescino con un mondo che si segmenta. Ultima cosa, noi abbiamo davanti a noi probabilmente stime di un aumento della popolazione mondiale di altro paio di miliardi nei prossimi 20 anni, non nei paesi avanzati. I paesi avanzati resteranno intorno al miliardo o giù di lì, il resto del mondo sarà 9 miliardi. Se ci chiudiamo ci sarà 1 miliardo da una parte e 8 miliardi dall'altra. Se nella chiusura si cresce tutti meno, soprattutto la parte del mondo che deve ancora fare convergere sui livelli di reddito dei paesi più ricchi, che cosa potrà succedere? Pensate per esempio sull'immigrazione. Noi avremo una pressione straordinariamente più forte di quella che c'è adesso, e in realtà io penso che il nostro invecchiamento della popolazione richiederà di essere aperti anche su quel piano, però va gestito, e la gestione è molto complessa se non siamo preparati. Grazie, governatore. Ci veniamo al posto dell'Europa, il posto dell'Italia nella globalizzazione, chiamiamola 2.0 per semplicità. Però prima, tanto oggi è facile intervistarla perché ho in mano le considerazioni finali. Chi di voi non le ha viste e sono molto chiare, basate su numeri comprensibili anche a chi non mastica numeri di economia tutti i giorni, e voglio prendere un passaggio perché su cui vorrei stimolarla. Lei dice: nella competizione fra le nazioni bisogna rinunciare alla logica del gioco a somma zero, cioè se vinco io perdi tu, eccetera. Non tornare ai vecchi modelli di vinti e vincitori, ma operare per coinvolgere attori diversi per storia, valori e prospettive alla guida di future iniziative con l'obiettivo di generare benefici diffusi per tutti. Allora, non le voglio attribuire cose che lei non ha detto con i nomi e i cognomi. Le dico cosa ho pensato io quando ho sentito questa parte qua. Ho pensato che nel Trade and Technology Council, che è questo organismo dove americani e europei si incontrano, gli americani hanno detto agli europei: va bene, voi adesso dovete smettere di esportare automobili in Cina dove dentro ci sono i semiconduttori americani, perché noi non vogliamo più che semiconduttori americani vadano in Cina in modo semiconduttori avanzati, perché non vogliamo che i cinesi sviluppino capacità di intelligenza artificiale come quelle che abbiamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo parlare di dazi sull'acciaio cinese, possiamo ricordare che in realtà Biden non ha smantellato nessuna delle misure protezionistiche di tipo geostrategico che l'amministrazione Trump aveva fissato sulla Cina, e abbiamo questa competizione che assomiglia molto a un gioco a somma zero. Qualcuno parla di trappola di Tucidide, no? Dunque Atene, Sparta, conflitto inevitabile per la crescita di queste due potenze nello stesso spazio, eccetera. Lei dice: non dobbiamo infilarci in quella strada, o sono io che esagero nell'interpretazione? Bene, prima di tutto ovviamente è davanti a noi il fatto che negli ultimi 7-8 anni, e c'è un grafico che io ho aggiunto al testo scritto di queste considerazioni finali che lo illustra, le decisioni di tipo protezionistico che riguardino i beni, i servizi o gli investimenti diretti sono cresciute in modo straordinario. Sono cresciute durante l'amministrazione Trump, non erano rivolte solo però alla Cina, perché era America First, voleva dire anche contro gli Stati Uniti. C'era un'idea un po' difficile da comprendere legata ai disavanzi e chi è causa del disavanzo, che molte volte è anche l'importazione stessa del paese che si lamenta di avere questo disavanzo. Però non era rivolta solo alla Cina, era molto più ampia. Con l'amministrazione Biden abbiamo visto questo rovesciamento, questa
interessamento forte a ristabilire il, quello che si chiama il multilateralismo. Ma e noi abbiamo giocato un ruolo perché abbiamo avuto la presidenza del G20 e nel 2019-2020. Ed è stata una presidenza importante perché era l'anno insomma, delicato, 2019 è stato questo, vero? E quindi, no, è stato 2020, cioè noi abbiamo avuto proprio il problema forte in quel periodo, forse il 21. E ad Haghi, è il 21. Il 21, perché il 20 è cominciato, stavamo a Jeddah quando questa cosa è successa, dopodiché chiuso alla fine del 21 per tutto il 22 abbiamo svolto un'attività diplomatica per cercare di ricongiungere i fili che avevano separato l'amministrazione americana dal governo stesso cinese, ma soprattutto dall'Europa. E nel discutere con tutti i partecipanti abbiamo impostato anche un metodo di lavoro. Il metodo di lavoro ha a che fare con le grandi questioni che dominavano all'epoca, la pandemia sicuramente, la necessità di aiutare i paesi non solo in via di sviluppo, ma quelli meno sviluppati, a riuscire a risolvere problemi legati alla pandemia sia e poi alle necessarie restrizioni che avevano accompagnato con le misure, le nostre misure e le relazioni con tutti i paesi, e il cambiamento climatico. E su quest'ultimo abbiamo anche lavorato per avere un approfondimento tra americani e cinesi della natura globale e delle responsabilità relative, perché Cina e Stati Uniti sono i massimi emittenti di CO2. E quello che uno dei risultati poco sottolineati, ma che io credo dobbiamo rivendicare la presidenza italiana, è quella di aver stabilito un metodo di lavoro permanente all'interno del G20 con un gruppo che è presieduto, copresieduto e ancora oggi è copresieduto da Stati Uniti e Cina. Questo per gli aspetti di sostenibilità, quindi finanziari, economici, di sostenibilità ambientale. Questo è un processo che è andato piuttosto bene fino all'incontro che abbiamo avuto a Venezia a metà anno. Dopodiché le cose si sono rotte. Ed è anche l'amministrazione Biden, in qualche modo, ha fatto propria la diffidenza nei confronti cinesi, mentre rovesciava invece l'approccio precedente che includeva anche altri partners come gli europei. Dal lato della crescita delle misure protezionistiche non sono appannaggio solo degli Stati Uniti, sono per i beni, per i servizi, abbiamo per gli investimenti diretti, abbiamo misure che sono andate crescendo in India, in Cina, oltre che negli Stati Uniti. Noi stessi abbiamo avuto come europei alcuni momenti veramente di attenzione particolare. E quindi è una tendenza un po' diffusa. Cosa c'è dietro? Beh, da un lato c'è il timore di essere rimasti di fronte a questa ondata di apertura indietro su alcune componenti infrastrutturali fondamentali negli Stati Uniti. Buona parte dell'aumento dell'inflazione che abbiamo avuto è legato proprio a questo ritardo, alle difficoltà logistiche, ai porti che non funzionano, ai trasporti e così via. E se ne parlava da tempo. Per quel che riguarda noi stessi, sicuramente l'attività di innovazione del nostro paese, ma anche in Europa, la capacità di essere protagonisti
nel cambiamento, nell'innovazione tecnologica è stata molto lenta e quindi questi fattori hanno in qualche modo fatto pensare forse bene che ci raccogliamo su noi stessi e cerchiamo di avanzare da soli. Oltretutto c'è questo problema enorme dei vincitori e dei vinti, perché il modello seguito finora era un modello sostanzialmente di affermazione anche economica, i propri modelli, sicuramente noi abbiamo valori probabilmente diversi, ci sono però delle regole che dobbiamo condividere e se quelle regole sono definite bisogna rispettarle. Ora si dice che la Cina played with by the rules, cioè ha rispettato le regole del commercio che ha sottoscritto quando è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ma ha anche played with the rules, cioè ha anche gestito questa sua partecipazione da paese in via di sviluppo e quindi con tutte le esenzioni e benefici connessi a paese in via di sviluppo sul piano dei tempi da rispettare per applicare queste regole, sul piano della trasparenza che, e quindi della comunicazione, dell'informazione di tutto ciò che fa parte delle informazioni che sono necessarie per stabilire la posizione di tutti coloro che partecipano al commercio internazionale di beni e servizi. E in effetti questo ha avuto luogo anche in un momento cruciale in cui non sono più soltanto i prodotti e non sono più neanche i servizi più normali, quelli di trasporto, quelli finanziari, ma sono quelli ancora più immateriali legati alle nuove tecnologie. Pensiamo ovviamente alle telecomunicazioni, pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo a internet e altro, che si posizionano in un confine labile tra la sicurezza di cui parla chi l'ha citato prima e l'economia e i mercati. E questo confine labile lo vediamo molto semplicemente nelle cosiddette cyber warfare, nei rischi che quindi ci possono essere associati anche su quel piano, l'attività economica con motivazioni che non sono di tipo economico e neanche di tipo criminale, se vogliamo. E quindi questo confine è un confine incerto che rischia di a quel punto far perdere il beneficio della disponibilità per tutti dell'innovazione e nel regionalizzarlo c'è il rischio che poi si perdano non solo le economie di scala ma anche i benefici dell'esternalità. Il punto che io faccio quando dico vincitori e vinti e gioco a somma zero è che ho in mente il modello forse un po' utopistico, però sicuramente di successo seguito nelle economie asiatiche dagli anni 90 delle cosiddette oche volanti. Le oche volanti è uno stormo di oche, c'è sempre un'oca leader. E questa oca leader poi dopo viene dal cambio a un'altra oca leader e dipende ovviamente dai settori, nel caso dell'economia, anche dalla divisione del lavoro, dalla capacità di innovare che di volta in volta si può distribuire a seconda di vantaggi comparati che non sono statici, sono dinamici. Marcello De Cecco, che è un grande economista italiano, negli anni 70 ha scritto un libro fondamentale, si chiama Impero, che contestava l'idea dei vantaggi comparati statici perché su quella base costruiva una teoria sicuramente molto valida sul successo imperialista, se vogliamo,
inglese dell'Ottocento e poi ovviamente c'è stata una successione nel Novecento. Quel modello, e lo contestava proprio perché dice i vantaggi comparati sono statici, ma nella dinamica la politica è cruciale. Io credo che si può, non dico rovesciare, ma interpretare quello anche in termini più democratici anziché solo imperialistici. Senatore, lei ha parlato di questo concetto interessante del confine labile, il confine labile fra le considerazioni puramente economiche e le considerazioni geostrategiche. Ora, noi veniamo da un trentennio di globalizzazione in cui gli economisti in qualche modo sedevano a capotavola, venivano interrogati su tutto come se fossero dei grandi guru. In qualche modo la crisi finanziaria del 2008-2009 ha un po' colpito il loro prestigio sociale, ma c'era questa idea che gli economisti erano a capotavola perché l'economia era a capotavola. Ora, lo sto dicendo perché qualche settimana fa forse il più importante intervento di politica economica, parlo di discorso di politica economica, che è venuto dall'amministrazione americana, non è venuto né dal segretario al tesoro Yellen né da altre figure, dal consigliere economico, no, è venuto dal consigliere di sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, che ha detto, in poche parole, adesso brutalizzo il suo discorso, che la sicurezza e le considerazioni geostrategiche sono a capotavola e le politiche industriali, le politiche economiche in qualche maniera sono ancelle e dunque devono servire le considerazioni di sicurezza, e che naturalmente noi vogliamo il libero mercato ma non a tutti i costi, a costi di conservare in qualche modo il primato americano nella competizione con la Cina, eccetera eccetera. Ammesso queste considerazioni geopolitiche davanti alle considerazioni puramente economiche. È una visione del mondo, secondo lei, diciamo, non le chiedo neanche se lei ci si ritrova, perché probabilmente no, ma lei la vede, siccome lei frequenta i G7, i G20 da prima di diventare governatore, da decenni, lei lo vede succedere questo nelle vostre conversazioni? La domanda è molto diretta e non è così ovvio che sia questa l'interpretazione diciamo che gli stessi americani potrebbero dare, cioè la sequenza. Anzi, se si parla col segretario del Tesoro, lei dice probabilmente che un conto è la sicurezza e un conto è l'economia, bisogna mantenere sull'economia tutta la componente diciamo che aiuta lo scambio tra paesi, e ovviamente tenendo molto chiaro nella friendly shoring gli interessi di sicurezza dei singoli paesi. Noi stessi abbiamo interessi di sicurezza. Quando siamo stati colpiti dalla crisi energetica perché eravamo totalmente dipendenti dal gas russo, chiaramente non avevamo maturato un valore di sicurezza, diciamo, dell'area. La stessa strategia in atto adesso in Europa di diversificazione, ma di attenzione alle questioni strategiche, settori cruciali per la nostra economia, è un segno. Quello che differenzia forse noi dalle osservazioni che sono state fatte dal consigliere per la sicurezza nazionale americano è che la strategia europea si chiama Open European Strategy, open, cioè la componente aperta, perché si capisce che noi non possiamo essere chiusi come forse neanche gli Stati Uniti possono essere chiusi. Credo che questo sia abbastanza importante. E la seconda cosa riguardo alle posizioni che vengono espresse negli Stati Uniti è che quando si parla di, per esempio, questo nuovo programma Inflation Reduction Act, ovviamente non ha niente a che fare con l'inflazione, probabilmente non ha neanche troppo a che fare con la
il reshoring o il friendly shoring, ha a che fare con una domanda che non è politica, ma è proprio economica. Il livello delle infrastrutture negli Stati Uniti, degli investimenti pubblici, è sufficiente o no? Come si può... Scusi, spiego solo per il pubblico, perché diciamo c'è il diritto a non conoscere. Inflation Reduction Act è un programma americano di crediti di imposta a chi fa investimenti in tutto ciò che è clean tech, dunque tecnologie per ridurre l'impatto ambientale, dunque anche produzione di pannelli fotovoltaici. L'Enel, per esempio, ha annunciato che costruirà una fabbrica di pannelli fotovoltaici in Oklahoma, un investimento inizialmente di $1 miliardo, e via e via. Si stima, diciamo, il Congressional Budget Office ha stimato, credo, 389 miliardi di costo, ma in realtà banche come Goldman Sachs dicono, poiché non ci sono dei tetti, l'amministrazione Biden spenderà 1.000 miliardi. Per incentivare queste cose, prego. No, no, questo è evidente, ma la domanda viene dall'interno. E da un lato è proprio domanda da parte dell'economia, dall'altro è anche una visione di politica economica, perché per esempio, mentre noi consideriamo che per il cambiamento climatico ci vuole il carbon pricing, la carbon tax, cioè bisogna far pagare di più ciò che inquina, nel caso americano si incentiva di più l'investimento in produzioni non inquinanti, e in questo però che cosa si fa? Si attirano capitali dal resto del mondo, quindi questa è la disputa, però non è nella mia visione una ragione di natura geopolitica che li spinge, è proprio una ragione di natura economico-finanziaria. Possiamo discutere, come possiamo discutere tante cose, per esempio l'auto elettrica nel mondo, in Europa, le batterie, come mai da noi sono situate solo in alcune aree, non in tutto il continente, e così via. Però per la maggior parte di questi casi, secondo me, la ragione è economica. Quando io parlo lì, la mia preoccupazione è che invece noi rinunciamo, con riflessi molto forti sull'economia, per una interpretazione di sicurezza che in realtà molto facilmente a livello politico può diventare un protezionismo generalizzato. E il rischio di considerare strategico ciò che poi in realtà strategico non è, è elevato. E non è che non è strategico, tutto è strategico, ma il problema è cos'è che beneficia di più tutti noi e cos'è che invece è essenziale che noi lo teniamo sotto controllo. Ora, questa è una questione su cui si dibatte sia al G20 in modo labile, sia al G7 in modo più diretto. C'è Martin Wolf, che è un grande giornalista inglese, che scrive ogni settimana straordinari pezzi sul Financial Times. Uno degli ultimi aveva a che fare sul ruolo del G7, e lui diceva, ma insomma già il ruolo del G20 si pensava che sarebbe stato tale da eliminare il G7, e su questo un aneddoto vale la pena farlo. Crisi finanziaria G7 del 2007-2008, crisi finanziaria globale, c'è un intervento straordinario cinese per sottolineare la necessità di introdurre regole più strette sulle banche, sul modo in cui gli intermediari finanziari operano a livello nazionale e internazionale, e hanno svolto un ruolo importante nello spingere effettivamente a rivedere queste regole. Quindi hanno partecipato pienamente, ovviamente con sotto anche un po' di critica forte al modo in cui si era sviluppata la tecnologia finanziaria americana in modo libero, senza regole e così via. Però è stato un input molto positivo G20. Dopodiché più o meno è andata con un tentativo di trovare un accordi per affrontare problemi comuni. Con la pandemia e poi dopo con la Russia effettivamente è emersa questa difficoltà a in qualche modo cooperare alla pari,
anche perché una delle tesi è in fondo i paesi in via di sviluppo, paesi emergenti, adesso sono emergenti ma sono stati tenuti al margine. Beh, ovviamente non è così semplicistica la cosa, perché se si pensa appunto ai paesi non allineati e ai due blocchi, poi in realtà c'era un altro blocco che si è dissolto per tanti motivi, non solo quelli di chi ha vinto e chi ha perso, però è interessante il fatto che c'è una rivendicazione in qualche modo e c'è un tentativo di discutere. Per esempio c'è un programma che si chiama La finanza per il clima, in cui ci sono 100 miliardi di dollari all'anno che dovrebbero essere trasferiti in vario modo ai paesi emergenti in via di sviluppo dai paesi avanzati. La cosa va avanti, non nelle modalità in cui i paesi, diciamo, quali l'India, quali i paesi, diciamo, in via di sviluppo vorrebbero, però si capisce, c'è comprensione anche dal lato G7. Martin Wolf dice sì, però G7 non conta più niente, perché in un mondo in cui la Cina sostanzialmente... Però non ci volete rinunciare, i paesi del G7 hanno piacere di vedersi, no? Una volta l'anno in maniera molto formale, approfondita. Lei è appena tornato dal Giappone, cioè lo volete fare? Sì, sì, ma il punto è, credo che lui dice, voi siete tornati dal Giappone con una lunghissima lista di questioni importantissime, eccetera, non avete prioritizzato. Bisogna capire cosa è più importante, cos'è che va fatto subito e cosa va fatto dopo. Io non avevo letto il suo intervento quando ho scritto questo. Il suo intervento si dice non si può fare a meno della Cina. Io credo che sia vero, non si può fare a meno della Cina. Quindi serve la diplomazia, serve la cooperazione internazionale, serve non rinunciare a dei principi cruciali, ma fare di tutto per poter convivere al meglio in quello scambio, direi, di leadership che deve essere continua e probabilmente settoriale. E l'impressione che ho sulla attività G7 è che questo sia compreso. G7 adesso conta, i paesi occidentali contano per il 30% dell'economia mondiale, contavano il 50-60% 30 anni fa, insomma. Il cambiamento è straordinario, ma è legato sostanzialmente alla demografia in buona parte. Se i 3 miliardi in più di persone che ci sono adesso nel mondo sono fuori dai paesi avanzati, e questi 3 miliardi sui 5 miliardi pesano in modo cruciale, quindi ci dobbiamo aspettare quello. Quello che dobbiamo avere è mantenere le interconnessioni, perché da quelle, dalle economie di scala, dalle capacità di trasferire le idee e la conoscenza, nasce poi il progresso. Con la capacità però di reagire per tempo alle disuguaglianze, ai cambiamenti climatici, ai problemi che la stessa apertura può causare. Allora, una sottolineatura per il pubblico. Noi sentiamo spesso parlare di questi temi da leader americani, leader cinesi, molto meno da policy makers europei, che parlano così apertamente come sta facendo stamattina il governatore Visco. È veramente un'opportunità interessante di capire e notare le differenze di sfumature nel linguaggio, di sottolineature, che secondo me stamattina sono molto presenti, però la voglio portare gradualmente sempre più vicino a casa. A me ha colpito molto vedere la lista dei 10 modelli di automobile più venduti nel mondo nel 2022, e lo sto dicendo in una città che diciamo circa 100-120 anni fa è stata veramente alla frontiera dell'innovazione globale di questa tecnologia che è l'automobile. Adesso c'è la trasformazione verso l'auto elettrica. Quei 10 modelli, non c'era un solo modello, non c'è un solo modello europeo. Sono auto giapponesi, Tesla, altre auto americane, tutte auto con dentro una batteria elettrica. Ora, a me sembra che, diciamo, giornalisticamente questo diventa un simbolo di come un po' noi europei siamo indietro nelle svolte tecnologiche. Possiamo parlare di intelligenza artificiale, possiamo parlare quantum computing, possiamo parlare di capacità di produrre semiconduttori. Una società americana di semiconduttori, Nvidia, ha superato i 1.000 miliardi di valore di borsa. E noi italiani ancora di più, per esempio,
lei lo ha accennato, io lo esplicito, siamo ultimi fra i grandi e non solo fra i grandi paesi europei in termini di investimenti in batterie elettriche e produzione di auto con batterie elettriche che sono il futuro. Stiamo parlando di tassi di crescita 50% l'anno di fatturati, quasi 500 miliardi di dollari di fatturato dell'auto elettrica. Da noi siamo un po' a fermate il mondo, voglio scendere, no? Noi vogliamo l'auto col biocarburante. Quanto la preoccupa questo ritardo europeo e in particolare italiano? Beh, sicuramente sulla parte della leadership nell'innovazione, del digitale e così via, la leadership non è nostra, non è europea. Quando furono introdotti i cellulari, i telefonini, no? Vi ricordate? C'era la Ericsson, c'era la Nokia, quindi c'era una componente nord europea che aveva valore, ma non ha avuto successo. Perché non c'era l'Europa, erano piccoli paesi europei. Stati Uniti sicuramente hanno svolto un ruolo cruciale in questo periodo e le grandi imprese tecnologiche sono lì. Quindi è difficile aspettarsi che l'innovazione provenga da imprese che nascono oggi in Europa. Quello che può succedere però è, data la innovazione diciamo macro, usarla per una serie di applicazioni che noi possiamo sicuramente diciamo, effettuare nei paesi europei, possibilmente considerandole europee e non francesi, tedesche, spagnole o italiane, perché è molto importante questa componente, diciamo, in questo momento anche di geopolitica, legata a uno dei più importanti, delle più importanti aree economiche del mondo e poco importante sul piano politico. La questione delle auto è esemplificatrice del problema. Io ricordo che nel 2015 ci fu una lunga discussione, il Dieselgate, se vi ricordate, a Parigi, perché lì ci fu un COP importantissimo in cui si misero le basi per capire fino a quanto si poteva far salire la temperatura a livello globale. E lo stato dell'arte però già allora era dato. La Cina era già diventata, insomma, l'Asia è diventata il massimo produttore di automobili al mondo, la Cina era, non so se il 30%, una cosa di questo tipo, l'Europa era già scesa di molto. Da noi c'era stato anche all'epoca, mi colpì molto, una discussione con Marchionne che diceva, ma insomma l'auto elettrica è di là da venire, non facciamo investimenti sull'auto elettrica. Ma anche se l'avesse fatti la Fiat e non l'avesse fatti mentre non li facevano gli altri, a questo punto ci sarebbe stato un problema. Quindi è mancata sicuramente da noi in Europa una consapevolezza dell'importanza dell'innovazione in questo campo. Poi la questione delle batterie, più che delle batterie, secondo me è la questione di dove si posiziona la rete che consentirà il passaggio all'auto elettrica dall'auto sostanzialmente a diesel o a benzina. E qui forse siamo indietro perché questo fa parte degli investimenti strategici ampi, probabilmente con il piano di ripresa, con questa base si possono cominciare a muovere i primi passi in una direzione di quel tipo, che è una lezione sui consumi non più, e anche diciamo, sulle infrastrutture, ma non è più sull'innovazione, come utilizzare l'esistente. Le batterie, sicuramente i cinesi sono stati molto pronti, forse anche più all'inizio gli americani, poi gli americani hanno seguito. In Europa c'è una relazione con, più forse con la Cina che con gli Stati Uniti di scambi a riguardo. Noi siamo piuttosto ai margini, forse qualcosa di cui bisogna interrogarsi, però il punto cruciale è mancano da noi grandi imprese, mancano grandi imprese a livello europeo, mancano sicuramente grandi imprese a livello italiano. Le nostre grandi imprese sono uscite da questi mercati
C'è la possibilità di rientrarci? Beh, io credo che come imprese europee sicuramente questo c'è, in tante aree nelle quali ancora neanche abbiamo idea dei possibili sviluppi, però bisogna affrontarle in modo coeso, in modo unitario, con una capacità di condivisione sulla base dei valori che già sono condivisi, anche degli obiettivi. Il governatore per definizione è diplomatico, io per definizione, visto il mio lavoro, sono un po' meno, vi do una pseudo notizia: BYD, che è questo grande produttore di automobili cinesi, per aggirare il rischio che noi ci chiudiamo e mettiamo i dazi sulle loro auto che stanno arrivando in forze, sta per annunciare un investimento, da quello che capisco, in Spagna, dove produrrà le auto cinesi elettriche per i consumatori europei da là. Dunque è un tema molto grande, però io, governatore, non la lascio andare via senza aver parlato del suo core business, che è l'inflazione. Perché non annoio, diciamo, con tutte le cose, però l'inflazione inizia a scendere, abbiamo avuto un 6,1 in Europa, che è sicuramente molto meno di quel più del 10% che avevamo raggiunto qualche mese fa. L'Italia sembra essere leggermente più indietro in questo momento, abbiamo 2 punti abbondanti di inflazione più della media dell'area euro, che non era stato tanto il caso ultimamente, eravamo stati un pochino più bravi delle medie europee. Cosa sta succedendo? Beh, prima di tutto, ovviamente, partiamo dall'origine. L'origine dell'inflazione negli Stati Uniti probabilmente è diversa che da noi, molto dovuta alla spesa pubblica, trasferimenti, domanda che sale, strozzature di offerta, aumenti delle retribuzioni e così via. L'aumento del prezzo dei prodotti energetici in America è molto inferiore a noi. Io ricordo che per il prezzo del gas nel 2022 c'è stato un aumento da noi di 6 volte quello americano, stiamo parlando 500%, è più alto. Quindi questo è quello che ha caratterizzato l'Europa. L'abbiamo definito come un aumento temporaneo e siamo stati crocifissi su questa parola. Cosa vuol dire temporaneo? Uno shock di offerta, lo shock di offerta è uno shock, ti fa alzare il livello dei prezzi, perché passa dall'epoca nel 2021 da 20 a 100 euro alla fine dell'anno, è stato considerato, si fermerà a 100 euro, tutte le previsioni, incluse soprattutto quelle dei futures dei mercati, davano ovviamente questo, se non fermo, addirittura in discesa. E quindi quando c'è uno shock di offerta, aspetti, i livelli dei prezzi si adeguano e dopo l'adeguamento la variazione cumulata dei prezzi e l'inflazione non ci dovrebbe essere. Se ci fosse, la ragione sarebbe gli effetti di secondo ordine, l'aumento delle retribuzioni per far fronte alla perdita di potere d'acquisto iniziale e l'aumento dei margini di profitto eventualmente per utilizzare l'aumento della domanda connessa al recupero dei salari. Da noi non c'è stato. Quando io dico siamo attenti a questi effetti di secondo ordine, quindi la spirale prezzi salari, tutti pensano che io ce l'ho con l'Italia, io ce l'ho con l'Europa. Cioè è un problema di area dell'euro. Il governatore della Banca d'Italia fa parte del Consiglio Direttivo della Banca Europea e si rivolge all'area dell'euro. Quindi ero molto preoccupato di questi effetti di secondo ordine, immaginando che l'effetto di primo ordine sarebbe finito con le giustificazioni di quell'aumento dei prezzi legate al fallimento degli accordi, almeno iniziale, tra Germania e Russia sul Nord Stream, alla stagione molto negativa sul piano climatico della Russia, che aveva ridotto quindi i quantitativi offerti. In realtà era, come si è capito dopo, anche la prima fase di questo inasprimento di natura politica, ha portato poi all'aggressione
russa in Ucraina. Quella ha trasformato, come dico io, uno shock temporaneo in qualcosa di più prolungato. Adesso stiamo vedendo che i prezzi dell'energia, che erano saliti, il gas era salito da 20 euro a megawattore fino a 100 alla fine del 2021, a 250 nella media del 2022, fino a 350 addirittura nell'agosto, sono radicalmente discesi, stanno sotto i 30 euro adesso, più verso i 20. Cioè siamo effettivamente lo shock è temporaneo, prolungato nel tempo, ma temporaneo. Il problema sono di quello shock gli effetti di secondo ordine. E bisogna evitare che ci siano, che siano sui margini e che siano sui redditi. I redditi accumulano una riduzione dovuta al cambiamento delle ragioni di scambio. È una tassa che è venuta dall'esterno, hanno portato via parte di questi redditi. Si può recuperare scambiandocela fra di noi? No, perché sempre qualcuno poi dopo cerca di recuperare. E quindi quello che dicevo, bisogna assorbirla il più in fretta possibile e provare a far ripartire l'economia con rapidità. Noi siamo stati bravi perché dal punto di vista del modo di reazione, alla fine da un lato i trasferimenti che ci sono stati, i sussidi, sono stati mirati più che in altri paesi, dall'altro però abbiamo anche avuto una buona capacità di risposta del settore privato. Quello che stiamo osservando è esattamente, credo per noi, l'effetto di questo intervento mirato che è venuto meno adesso perché era mirato, e nei prossimi mesi dovremmo vedere la discesa della componente energetica dell'indice generale dei prezzi al consumo, quindi in linea come con gli altri, e quindi di fatto stiamo riscendendo dal 10 rapidamente verso l'obiettivo. Il problema che abbiamo è sempre quello di secondo ordine, cioè è che succede adesso che il prezzo dell'energia tende a scendere così anche così rapidamente. Nella fase di aumento del costo del gas, dei rincari del gas, ed aumento anche per un certo periodo dei prezzi degli alimentari causati dalla guerra, il trasferimento sui prezzi dei prodotti finali, beni e servizi, altri rispetto all'energia alimentare, c'è stato graduale, può essere che non si sia ancora completato tra l'altro quell'aumento. La domanda veramente importante è che succede con la riduzione del prezzo del gas che stiamo osservando adesso, e il prezzo del petrolio anch'esso, che sono sempre andati insieme, eccetto che in quest'anno 21-22, però anche quello si sta raffreddando. Che succede al trasferimento sui prezzi dei prodotti finali? Io mi aspetto che a questo punto si raffreddi anche quell'aumento, cioè l'inflazione di fondo, come la chiamiamo, dovrebbe riflettere questa riduzione del costo dell'energia. Se questo avviene, la politica monetaria è sicuramente quella corretta in questo momento, anche se forse io avrei spinto per una gradualità diciamo maggiore, ma è quella corretta per tenere sotto controllo spinte di domanda possibili, e quindi garantire il rientro sull'obiettivo di stabilità dei prezzi che viene definito come un tasso di inflazione 2%. Certo, noi chiamiamo stabili i prezzi quando c'è un'inflazione che è modesta, ma è un motivo che riguarda due questioni. La prima, errori di misura, perché i nuovi prodotti sono registrati che consentono ai prezzi di scendere con ritardo, e secondo, un po' di flessibilità ci vuole per evitare che poi proprio ci siano queste rincorse. Però il 2%, in questo momento siamo sotto il 6% a livello europeo, molti dicevano ma no, si sarebbe mantenuta a lungo, in fondo stiamo andando in quella direzione, bisogna essere sicuri che non riparta, io credo anche evitando che poi ci sia un effetto sull'economia reale
un recessivo legato a una stretta troppo forte. Continuo a dire però, guardate, non bisogna lasciare la politica monetaria operare da sola, come il solo gioco in città, the only game in town, che è quello che è successo quando abbiamo dovuto contrastare il rischio di deflazione, causato da tante cose, tra l'altro da una politica economica non appropriata negli anni 2010-2012, non nostra, europea in senso lato. E quindi non solo gioco in città, ma accompagnato da due cose. Primo, una politica di bilancio, si chiama in inglese fiscal, accorta, che non mantenga trasferimenti legati all'emergenza iniziale per troppo tempo, perché questa poi propaga, diciamo, in modo non voluto quella spinta inflazionistica. La seconda, responsabilità delle parti sociali. Non si può dire in America perché non c'è questo concetto, ma in Europa c'è. C'è i sindacati, ci sono le imprese, e quando si dice guardate c'è quello shock e non devi accomodarlo, non è perché noi vogliamo far cadere i salari, ma perché i salari devono crescere con la crescita dell'economia, quindi dobbiamo puntare a far crescere l'economia. Ma se invece si mettesse in moto una rincorsa tra prezzi e salari, questo alla fine sarebbe illusoria, come fu illusoria da noi negli anni 70 e 80 quella rincorsa. Senta, siamo veramente... Siamo veramente al tempo, però due o tre minutini provo a rubarli anche a voi, perché lei ha detto una cosa importante. Ad aprile del 2022 il governo Draghi aveva per esempio tolto le accise sulla benzina perché il prezzo del petrolio era molto alto, poi le accise sono tornate, dunque adesso abbiamo un pochino più di inflazione che andrà via nel tempo. Però lei ha sottolineato molto, non bisogna rincorrere gli aumenti. Sicuramente prezzi e salari hanno perso, chiunque di noi abbia un salario o uno stipendio ha perso in questi ultimo anno più del 10% del suo potere d'acquisto. Una grande discussione su cui vorrei provare a sentirla è sui profitti, perché guardando un po' i numeri può venire il sospetto che adesso che il gas è sceso da 300 a 25, l'impresa che fa la pasta, che dunque usa tantissimo gas per seccare la pasta e poi usa il gas nella plastica dell'imballaggio, eccetera, si è mantenuta quei bei margini che aveva sviluppato quando i prezzi erano alti e adesso sta guadagnando un sacco di soldi. Ma insomma, noi abbiamo fatto delle analisi legate che finiscono ovviamente col 2022, quando i dati erano disponibili, fine 2022. C'è anche un lavoro pubblicato in banca, probabilmente riassunto nella relazione di cui ho parlato anche in un recente articolo del CPR. La impressione che ho è che i margini di profitto non sono saliti sicuramente da noi nel corso del 2022. Vi è qualche evidenza di aumenti nelle costruzioni, alcune parti dei servizi in Germania, non ci sono dati diffusi da tutte le parti. La sola quota dei profitti sul valore aggiunto non serve a dire se i margini sono aumentati o meno, perché dipende dalla sostituibilità tra energia e altri fattori di produzione, quindi quello è un numero che va visto con attenzione. Però i margini tutto sommato non sono saliti nel periodo di forte aumento dei prezzi dell'energia, forse qualcosa sarà avvenuto nel settore energetico. Il problema è esattamente quello di adesso. Una volta che sono stati trasferiti come i costi, se si trasferiscono, se c'è un aumento del prezzo dell'energia e viene trasferito un aumento dei costi, viene trasferito nei prezzi finali senza mutare i margini, la distribuzione del reddito tra lavoro e capitale, come si diceva una volta, non cambia. Sostanzialmente in termini reali sia i profitti sia i salari valgono di meno, perché c'è questa tassa da pagare a chi ha aumentato il costo dell'energia. Il problema è quando invece scendono adesso
Se i prezzi finali non tengono conto di questa discesa, i margini possono effettivamente salire. Qual è il problema? Che se salgono questi margini, la rivendicazione giusta dal punto di vista salariale è di avere in parte questo aumento, ma questo può mettere in moto un modesto movimento al rialzo che dura il tempo che dura, perché ovviamente aumenti ulteriori non sono previsti per ora nella componente energetica, però indubbiamente ti protrae nel tempo un'inflazione superiore al nostro obiettivo e ci costringe a essere più restrittivi anche nei confronti del finanziamento che le imprese stesse possono ricevere. Quindi non è nell'interesse delle stesse imprese non trasferire nei loro margini, nei loro prezzi finali, il costo minore dell'energia, perché poi aumenterebbe il costo del finanziamento. Secondo me si chiama in economia un equilibrio di Nash sbagliato, perdiamo entrambi. Quindi quando parlo di responsabilità intendo esattamente questo. Tradotto molto meno elegantemente, imprese, non fate le furbe con i vostri margini, sennò vi alziamo ancora i tassi, ma questo naturalmente non è il modo in cui giustamente il governatore lo direbbe. Io veramente devo ringraziare il governatore perché ci ha dato una visione dall'interno di tante cose oggi, io ho imparato molto, spero anche voi, e a questo punto buon appetito a tutti. Grazie.